Quando io dico Bologna, voi dite? Tortellini, mortadella. Turrita, la grassa. La rossa. Bologna e poi basta. Beautiful. Beautiful. Food, yeah? Si sta benissimo a Bologna. Ha detto tutto allora. Ho detto tutto, sì. Quando eri a Bologna, sai che denke caltetan, ete, ete, ete. En exacta che go kirdun. Welcome in Bologna, mette bevan buono. Mortadella, parmaham, aceto balsamico, il ragù, parmigiano reggiano. Stuk voor stuk komen deze culinaire juweeltjes uit de Italiaanse regio Emilia-Romagna, de buik van Italië. Emilia-Romagna ligt in het noorden van het land, met Bologna, Modena en Parma als bruisende steden. Ik verken ze allemaal en ontdek echt achter elke hoek een prachtig verhaal. Proef mee van mijn eerste echte keer in het Mekka van Italiaanse gastronomie. Evviva gli sposi! In Pepe's Emilia Romagna. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già. Bologna, wat een bruisende sfeer. Mensen ontbijten, zeer mooi aangekleed, als morgens vroeg. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Dat is de eerste keer dat ik hier ben en zeker niet de laatste. Bologna is de hoofdstad van onze regio Emilia-Romagna. En volgens velen ook de lekkerste van heel Italië. Want nergens zou de tagliatelle al ragù smeuger, de mortadella rijkelijker en de gelato romiger smaken dan daar. Ik test het met volle goesting uit, als vrijwillig en wild proefkonijn. Che cos'è l'amore? Chi va al vento? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto? Magnifiek. Hier krijg je goesting om te koken. Hoe prachtig is het hier. Kaasmakers, broodmakers, pastamakers. Een fantastische plek. Hier moet je zeker komen in de Quadrilatero. Het volledige hart van de Italiaanse culinaire. Salve, mi hanno detto che lei ha le meglio patate... di Bologna. Chi è che gliel'ho detto? Me l'hanno detto, allora. Un canarino gliel'ho detto. Ne voleva un po'? Sì. Quante? Un sei pezzi, quelli belli grossi. Cicciotta? Sì. Grosse. Belle cicciotte così. Cos'è che hanno di speciale le patate di Bologna? Il terreno le fa buone. Sì? Il terreno di Budrio in particolare le fa buone. È pasta gialla e la può usare in mille modi. 1,90. Va bene così. Grazie. Grazie a lei. La ringrazio. Arrivederci. Hoe prachtig en hoe mooi. Ik krijg goesting om zoveel te koken en ik weet niet van waar ik moet beginnen. Salve, buongiorno. Questa cos'è? La sala nova? Sì, sala nova. Questi sono come i fiori di radicchio. Sì, sì. Perfetto. Tutta rossa, come Bologna. Qualcosa di rosmarino, questo è tutto. Fantastici, sì. Tutti questi prodotti. Grazie, grazie. La Rossa, de Rode. Het is een van de drie bijnamen van Bologna. La Rossa dus, omwille van haar rode gebouwen. La Dotta, de geleerde, omdat ze de oudste universiteit van Europa heeft. Want zelf de dichter Dante heeft hier gestudeerd. En La Grassa, omwille van haar ongelooflijke, zalige keuken. La grassa, de vette, daar wil ik nog meer van proeven. Ik ga mijn collega Vanya van der Leden sturen. Zij is een echt foodie queen die heel veel van Bologna weet. En ik ga vragen waar eet ik hier de beste pasta ragù. Ah, trattoria da me.
heb nog niemand gezien, maar wat ik geweldig vind op het menu, la tradizione si pratica non si inventa. Alleen voor dat. Traditie, dat beleef je, dat vind je niet uit. Dat is ook waar. Buongiorno, benvenuto da me. Come va? Tutto Benissimo, bene? Molto bene. Lei? Tutto a posto. Prima volta a Bologna? Sì. Oh, che piacere. Mi ha mandato un'amica mia. Sì? Chi? Vagna. Beh, certo, allora direi che lei ci conosce più che bene. Sì, sì. Quindi partiamo da un buon consiglio su Bologna. Sì. Ha già visto qualcosa? Lei mi ha raccomandato la pasta ragù. Pasta ragù, quindi la tagliatella. La tagliatella, scusi, la tagliatella. Sì, Bologna, a Bologna bisogna usare i termini giusti. Giusti. Tagliatella ragù. Mi fa piacerissimo. Perfetto. In un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, che la verità si offre nuda a noi, e limpida l'immagine. Ormai... Mamma mia, ecco qua, accomodati. Ma grazie. C'ha solo il colore. Ah, sei partito difatti da una cosa molto importante, no? Che noi diciamo a Bologna. Vedi, questo che viene fuori non è unto a Bologna, ma è il sole nel piatto, che è un'altra cosa. Lì c'è proprio tutta la tradizione. Tante ore. 12 ore. Fuoco lento. 12 ore di cottura. La grassità naturale. Esattamente. Posso offrire un bicchiere di vino? Volentieri. Già l'ho provato, molto buono. Grazie. Il rosso ci sta benissimo, prego. No? Con il ragù è fondamentale. Incredibile. Brindiamo allora brindiamo. Alla bolognesità. Sì, alle tagliatelle al ragù. È fiero di essere qua. Grazie mille. Fantastico. Qual è il segreto del ragù? Perché è molto importante. Beh, l'hai detto tu prima all'inizio. Sicuramente uno dei segreti è il tempo. Questo ragù cuoce 12 ore. E poi c'è ovviamente l'utilizzo di una materia prima eccezionale. Mia nonna mi ha sempre detto compra il meglio e sfioralo. Ed è quello che facciamo. Qui hai due parti di maiale e una parte di manzo. Due parti di maiale hai la pancetta e il coppone. Invece per quello che riguarda il manzo hai la parte del diaframma. Sedano, carota e cipolla, triplo concentrato. Nel mio personalissimo ragù non c'è né latte né vino. E l'altro segreto fondamentale, e adesso lo scoprirai tu da solo, sono le tagliatelle. Tutte le paste vengono tirate a mano. Mamma mia, quest'amore per il cibo, ci sei cresciuto, di famiglia? Io ho avuto una grande fortuna, che è stato, ed è mio padre. Mio padre è un appassionato pazzesco di cucina. Lui è, io dico sempre, tu pensa che io non faccio un menù non esce se non l'assaggia mio padre. Ma voi siete qua di Bologna, di famiglia? Allora, il mio, allora, devi sapere questo, che in realtà mio papà è siciliano. Come me allora? Sì, come te. E noi il cibo ce l'abbiamo messo nel sangue. Nel sangue, i profumi, gli odori e se vuoi anche i tempi. Perché giusto. Quando sono arrivata, voglio dire, quando abbiamo fatto, mio papà mi ha fatto assaggiare uno dei primi sughi, no? Di pomodoro, mi ricordo ancora perfettamente con i miei compagni di scuola. E un sugo di pomodoro mio padre sta sul fuoco 6 ore. Sì. È lì. È il tempo. Anche da noi, già la mattina alzarsi, mia mamma. Io sono nata e cresciuta con quei profumi lì. Poi ho avuto un'altra grandissima fortuna, che è la parte dei miei nonni. I miei nonni hanno aperto questa trattoria storica, che si chiamava Trattoria d'Adagno, nel 1937, subito dopo la guerra, tu pensa. E qua a Bologna stessa. Sì, sì, ma io ti garantisco che quel sapore lì io me lo ricordo alla perfezione. Io credo che non esista niente di più evocativo che il cibo. È vero. Ti ricordo, io ho visto gente commuoversi, ma anche per io mi sto commuovendo. Grazie. Davvero. La ricetta del ragù, è vero che è messo qua in archivio, in cassaforte? Allora, c'è una ricetta depositata, come un po' tutte le ricette depositate, però è quella ricetta. Io ti sfido su un palazzo di 10 piani a trovare lo stesso ragù identico. Ogni famiglia avrà un suo segreto, avrà una sua modalità, avrà un suo... L'importante è che per chi lo mangia sia buono. Io sono innamorato dell'identità e sì. Senza che non... Quando sono arrivato qua, che Vagna mi aveva mandato, io ho aperto la carta, mi hai fatto il titolo più bello, che è la tradizione
non si inventa, la pratichi. Sicuramente. E questa è la prova. Esatto. Che meraviglia, Elisa. Sono contento che Vania mi ha dato questo consiglio. Anzi, me ne ha dati due. Sì. Una mi ha mandato qua per le tagliatelle, ma mi ha detto davvero che non potevo andarmene senza provare il tuo meraviglioso gelato al formaggio. Ma certo, Beppe, ma te lo faccio assaggiare volentieri. Sicuro? Certo, perché dicono che è fenomenale. Lascio giudicare te. Perfetto. Un secondo brindisi. Alle migliori tagliatelle al ragù. Grazie davvero. Grazie Elisa. Vieni, vieni, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi. Devi sapere che io ho una passione sfrenata per i formaggi. Dai, però la mia cucina è fatta tanto di tradizione, ma dico sempre anche di contemporaneità, no? Innovativa, con il sapore della tradizione. Bravissimo, cioè non voglio nient'altro che il sapore della tradizione. Perfetto, vedo tre sono... gelati diversi. Esattamente. E quale formaggio hai usato? Andiamo per intensità, stracchino, robiola e gorgonzola. Tre dei miei formaggi preferiti. E allora è bingo. Questa è una confettura di fichi caramellati. Tu mi insegni a questo odore e a questo sapore che no, tende al dolciastro, ma anche una nota amarognola sul finale. Ti garantisco che una crescentina con mortadella, un pizzico di gelato al gorgonzola, un pizzichino di confettura e ciao, sei veramente a Bologna. E stracchino. E stracchino. Fantastico. Anche queste sono stupende. Ah, ovviamente tutto quello che mangi è prodotto da noi, eh? Non c'è niente che io compri. Mamma mia. Mi hai fatto davvero emozionare, sei brava. Complimenti. Grazie davvero, Beppe. Bologna, niet te veel zon. Niet te veel regen door deze prachtige portici. Portici Ganderea, die in Bologna 40 kilometer lang zijn. Een van de mooiste in Piazza Cavour. En deze is echt erfgoed. Zo mooi. Even rusten. Langs een hele grote meneer, dat is Lucio Dalla, geboren in Bologna en een van de grootste singer-songwriter van Italië. Heel fier om hier te zijn. Qui dove il mare luccica. Grande. Tira forte il vento. En op de tonen van Lucio Dalla stap ik naar de enige overgebleven artisanale mortadella-maker van de stad. Onderweg kom ik naast veel lekkers, ook veel schoons tegen. Waaronder de Due Torri, de Twee Torens, de Jasinelli en Garisenda, die de skyline van de stad bepalen en waarvan de kleinste zelfs schever dat die van Pisa staat. Salve. Buongiorno. Come va? Tutto molto bene? Molto bene. Quante belle delizie. Grazie. Davvero, complimenti. Grazie infinite. Ho già voglia di mangiare adesso, solo con gli occhi. Lo facciamo un po' apposta. Sì, me l'hanno detto perché mi hanno detto che qua è la migliore mortadella artigianale, quella che cerco. È così? Dicono così. Dicono così. Dicono così. Di dove questo amore? Tutto deriva da papà. Sì. Io devo tutto a lui perché è solo grazie a lui che è riuscito a trasmettermi questa passione nel creare queste meravigliose mortadelle secondo la sua ricetta. Però è il salumo più famoso al mondo italiano, dobbiamo dire quello che è, perché il panino con la mortadella la mattina presto... È sempre il panino alla mortadella. È sempre il panino alla mortadella. Sì, fa tornare in mente a quando si era piccini, sì, prima di andare a scuola. Sì. Che si passava dal negozio sotto casa, giusto, a prendere il panino insieme alla mamma o alla nonna o al papà che ci accompagnava a scuola, e il panino delle mortadelle, quella mortadella ci ha sempre, sempre accompagnato durante le nostre merende. Ecco, e anch'io quindi... che vengo dal sud, però là una cosa che era incredibile è mortadella col pistacchio. Certo. Com'è questo fatto? Anche qua o...
a Bologna non esiste mortadella col pistacchio. Non ti preoccupare, me la puoi fare senza pistacchio. Molto volentieri. C'è un paio di fette che adesso vado a cucinare qua a Santo Stefano, alla piazza di Santo Stefano, allora. Oggi ti voglio fare un regalo. Sì. Te la faccio tagliare direttamente dal maestro che fa le mortadelle, mio papà. È qua? È qua con noi. Ok, e è un piacere. Te lo presento. Questo è un regalo davvero. Figurati. Mi sento onorato molto di più ancora. Ci mancherebbe, ci tenevo particolarmente. Papà! Buongiorno. Salve, piacere. Piacere. Peppe, come va? Bene, bene, grazie. Che gioiello che ha. Tutto Mamma bene. Mia. Questa... Si vede già il... Non bisogna dire le carni preziose che ci sono, si vede al colore e i pezzettini di carne. Questo è un colore naturale. Incredibile. La ricetta la posso avere o quella è privata? Ma la ricetta, quella che facciamo noi, a parte è molto semplice, perché è una ricetta antichissima dove mettevano carne buona, carne di maiali del territorio, dell'ottimo sale, del sale marino, e preso proprio sulle saline di Palermo. Quindi è un signor sale, e pepe naturale, del cardamomo, un po' di macis, della noce moscata, un po' di coriandolo. Sento la passione in te come cucinare, incredibile. È una passione fare la mortadella. Veramente. Bologna senza mortadella? Quasi impossibile. Impossibile. Bologna è la patria natia proprio della mortadella, la mortadella nasce proprio a Bologna, quindi... È un nostro simbolo. Non vedo l'ora di provarla. Senti la leggerezza di questo prodotto. Che colore limpido. Ma non ci sono parole, questo. Ha un odore anche in bocca, quella fragranza. Voi stessi mangiate ancora molta mortadella o la vostra famiglia? Questa la stavo proprio preparando da portare ai nonni che hanno 90 anni. Mamma, 91, questa no, è una 90, bella storia. 92 anni. Questa è l'energia che gli... Questa, quando vado giù non può mancare la mortadella, perché mi raccomando Silvio, portami la mortadella. La mortadella, oltre che un salume, è anche un ingrediente che per fare i tortellini, che a Bologna è... Il top della gamma. Io oggi che vengo a cucinare a Bologna faccio un piatto con la mortadella e patate di Bologna. Allora te ne do subito un cartoccio. Sì, dammi un po' che così già mi è venuta ancora più voglia di cucinare adesso che sono stato qua. Stai attento che si creerà la fila venire a mangiare quello che starai preparando. Non so come ringraziarvi perché mi avete trasmesso un amore per questo grande salume. Grazie. Signori, a te. Pepe. Piacere di tutto, davvero. Grazie, è stato un piacere mio. Grazie, arrivederci. Grazie a voi. Ciao, buona giornata. Buona giornata. En met dit stukje culinaire erfgoed, onze mortadella, ga ik naar de prachtigste plein van Bologna. En dat is hier, Piazza Santo Stefano. Om te doen waar ik al een hele dag goestingen heb. Om te koken. Lieve vrienden, kijk wat een gelukkige man ik ben. Koken het tart van Bologna op het plein van Santo Stefano. Wat gaan we lekker klaarmaken? De typische patata aardappelen van Bologna. Passata, heerlijk van tomaten. En onze mortadella, de beste Italiaanse worst. We gaan onze aardappelen van Bologna nemen. Wat hebben ze zo speciaal? Ze hebben eigenlijk een vlezige structuur en zijn mooi geel. We gaan ze koken. De schil gaan we laten. 10 minuutjes, een kwartiertje koken. Wat keukenzout. Smaak te geven. Onze heerlijke saus van passata klaarmaken. We gaan eigenlijk onze recept een thema brengen wat we eigenlijk deze morgen allemaal hebben gezien en gedaan. Deze morgen met Simona en Elisa, twee vurige vrouwen die eigenlijk traditie en passie doorgeven. En daar gaan we eigenlijk proberen een mooi gerechtje te maken. Aardappelen, salsa di pomodoro en mortadella. Klein beetje olijfolie. Heel veel vleesgerechten van hier stoven ze altijd met ui.
Heel belangrijk ook in de keuken van de Emilia Romagna is het soffritto, dat is het aanstoven. Klein beetje witte wijn. Mooi laten inkoken, dat die witte wijn volledig verdampt. En dan gaan we onze passata, gelijk mijn non altijd deed, het onderste aanduwen. Dat wordt heel veel gebruikt hier, de passata, heel veel gerechten. Man. Dat is heerlijk, die pomodoro, 100% naturale. Dat is gewoon alles. Kijk eens hier, heerlijk. Ik zie dat ze veel zon hebben gehad. En een klein beetje zout aan toevoegen. Fantastisch, die mooie rode kleur. Normaal gezien, tomaten, denken we altijd aan basilicum. Dit keer niet. Lekkere rozemarijn. Eigenlijk deze even plooien. En die gewoon een klein beetje laten fusioneren. We gaan onze aardappelen uit de pot halen. Poi ho visto gli occhi tuoi rotolando verso. Inderdaad, lekker. Hier maken ze ook heel veel gerechtjes met gnocchi en zo. Mooie plakjes snijden. We gaan er genoeg klaarmaken. Maar nu gaan die ook straks verdelen. Als ik hier mag koken, ga ik ook iets terug doen voor de stad. Hè. We gaan onze aardappeltjes bakken. Uiteraard olijfolie, look. Hier is zo mooi allemaal rechtstreeks van het veld. Kleine insnijding doen. Klein beetje zout. En wat ben je aan het maken? Oei, je bent Belg. Ja, Belg natuurlijk. Okay. Ik ken je ook van zien, dus ik dacht... En wat ben je aan het maken? Aardappeltjes. Aardappeltjes van Bologna. Mortadella, passata. Allee, tof dat jullie hier zijn. Ja, schone stad. En goed eten. Goed eten, hè? Ja. Daarom zijn we ook hier. Hè? Voilà. Als je even wacht, laat ik je dadelijk proeven. Dat zal ik zeker doen. Ik zal even wachten. Is goed. Ja. Oké. Okay. We gaan onze salades, een soort radicchio, bij ons beter bekend als roodloof. Het is eigenlijk seizoensalade. Mooi knapperig, deze mooie salade. Moet je eventueel thuis niet hebben, kun je het met rucola doen, veldsla. Maar waar zijn jullie? Van Riemst. Ah, van Riemst. Nog Belgen. Fantastisch, fantastisch. We gaan onze salade, een klein beetje kruiden, een klein beetje zout. Kijk eens hier, die mooie rosso pomodoro. De echt Italiaanse tomaten die heel veel zon hebben gehad. Magnifiek. Als ik die mortadella moet ik dadelijk aan Simone denken, naar papa, Silvio. Wat heb ik daar gezien? Zoveel aanbaggen, liefde. Beetje van deze heerlijke rozemarijn. Wat hoort daarbij? De beste Italiaanse schuimwijn. Franciacorta, Cadel Bosco. Ook mijn lievelings schuimwijn van Italië. Niet alleen omdat ik heel goed bevriend ben met Maurizio Zanella, maar hoe gepassioneerd hij het maakt. Speciaal die druiven, die eigenlijk gelijk een soort berry spa worden gespoeld. Wauw, het heeft geknald. Kijk eens hier. Bologna op zijn best. En ik hoop eigenlijk dat Bologna het gaat ook lusten. Mangiamo? Salute. Kijk eens hier hoe mooi. Kom maar, de vrienden van Riems, kom maar proeven. Voilà, hier is mes en vork. Is in orde. Kinderen ook, in orde. Voilà, dat is de bedoeling. Wie had dat gedacht, een Bologna koken voor Belgen? En nog mensen uit Limburg. Voilà. Smaakt het? Is in orde? Signora, la patata di Bologna.
E il fior di radicchio, buono? Grazie. Era buono? Sì. Sì, ok, top. And that was Bologna. Wil je zelf ook citytrippen naar Bologna? Of haar culinaire schatten gewoon thuis op je bord leggen? Surf dan naar njam.tv voor alle info. Buon appetito!